due sedi, mi ci basare, faccio un sacco da abitare, per montare o assemblare, per dirigere e giocare, un altro mutuo devo fare, ogni città che è un disastro, mille pezzi, un altro nastro, pochi soldi, tanto amore, è la vita del pittore, siamo modellisti galattici, lì di intavista, pure il corso ho pagato, ma la gara sono andato, e nessuno mi ha cagato, un pennello serie 7, 4 amici, due birrette, le serate sono perfette, l'amorosa non fa caso, guarda male sto cennazzo, ho comprato caro faccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, living the hobby's life. Sto gennaio, ho comprato carbaccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, living the hobby's life, siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, siamo qui con due personaggi d'eccezione che fanno parte del gruppo che abbiamo scoperto essere degli Araldi, questo gruppo misterioso che si nasconde e non si fa pubblicità. Abbiamo la Vale. Ciao. E abbiamo un altro sconosciuto di primo pelo, Nicolas. L'astropazzo. L'astropatato, l'astrologo, tanti nomi, tante personalità, insomma. Io adesso ho il piacere di averli qui con me e vorrei fare loro delle domande. Cominciare ovviamente dalla Male. No, ho già ricevuto un po' attenzione. Esatto, soprattutto il tuo ciuffo che si sta un po' imbizzarrendo, quindi. La Vale. Dica. Cosa fa lei qui con gli Araldi? Cosa mi fa? Oh, allora, io dipingo. Sono un'illustratrice in avviamento e quindi ho portato dei dipinti, uno a dire il vero, più qualche altra illustrazione un po' datata, sinceramente. Di quello che faccio durante il GDR, quindi tutte, sono momenti tutti quanti ispirati a sessioni di GDR, personaggi di GDR, racconti e vi dicendo. Questa scelta di fare l'illustratrice, come nasce? Cioè, se una scelta è stata. Vuoi veramente saperlo? Ti piace la povertà, non lo so. Sì, anche. Ti schifo i soldi. Sì, tipo, no, allora... E poi ovviamente in questo senso abbiamo una compensazione, di cui abbiamo gente pagata dalla GV per dire cose, spargere voci, e qui gente che ce lo fa per arte, per passione. No, sul serio? No, va bene, allora, come nasce l'idea di illustrare? Allora, l'idea di rilevare all'inizio volevo fare fumetti e tutto è nato guardando Sailor Moon da piccola. Quindi arrivavo... piaceva Sailor? Sailor Moon, no, quali fra le tante? Tu preferito le Sailor? A me piacevano le Sailor Stars, transessuali. Ok? E va bene. Niente, io arrivavo a casa dopo le elementari alle 4:30 del pomeriggio, merenda dei nonni con pane e Nutella, e dopodiché mi mettevo lì a disegnare davanti alla televisione. I miei nonni che non mi sopportavano perché gli occupavo tre quarti della tavola a colori, pennarelli, e dovevo cucinare, fare le cose, c'era mai spazio. No, non facevano e basta. Mi sopportavano fino a una certa, poi passavano i miei a recuperarmi e ciao. Comunque ti volevano bene. Sì, sì, sì. Poi ho cominciato a fregare le matite a querellabi, quelli da soldi grossi a mio fratello. E... era lì apposta lui, tra l'altro. Sì, no, guarda, no. Era felicissimo, felice come una Pasqua. Lo vogliamo salutare? Grazie! Ciao! E niente, lì è un po' andata avanti. Il mio papà mi ha sempre appoggiato perché anche lui disegnava quando era più giovane. Infatti i colori ad olio che sto usando adesso li ho ereditati da lui alla fine. I colori hanno 30 anni, durano, cioè vanno che di addio altro che, quindi va. Come gli acrilici del modellismo, direi. Uguale, io odio gli acrilici. Sto provando prima di pitturare una miniatura, sto altro e tirando oche. Tu sei una curiosa, ti piace sperimentare stili, sì, materiali. Sì, 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 sì. Infatti ho fatto sì, ho l'illustrazione, ho fatto fumetto, ho fatto sartoria storica, sartoria per il carnevale, ho cominciato tutto il percorso di sartoria, appunto, è cominciato con il cosplay, quindi oltretutto il primo cosplay è stato il mio personaggio fantasy, di sempre ispirato a Warhammer, quindi un po' tutto nasce e tutto si rimescola. Come entri negli Araldi? Passeggiavi un giorno, ah, cazzo, un Araldo, no? Cosa è successo? Allora, io ho cominciato a fare GDR a 17 anni con Angelo come master.
E di lì, esatto, e abbiamo capito che dopo, e adesso avete finire. Capito dove cacchio ma finisce la se storia. Noi adesso ci fossimo incuriositi e volessimo vedere dei tuoi lavori non capirei perché dovreste farlo. Al di là di quello c'è un posto, un sito, c'è cioè un muro qualche parte? Allora mi trovate su tutti i social per Vale la Picca. Vale la Picca. No, poi mi trovate principalmente magari su Instagram, che Facebook lo sto sinceramente un po' lasciando per Instagram. Sì, devo dire che per gli artisti è molto più facile utilizzare Instagram, è estremamente più facile, anche perché non mi impegna a dover scrivere miliardi di testi, contenuti, diciamo, di queste cose tremende. Che a qualcuno dice, la compensazione, l'artista puro, il malato di soldi a cui piace scrivere contenuti, e ore scrive. Esattamente, cioè, mood. No, ma soprattutto se uno ha qualcosa da dire è più facile. Io non ho un cazzo di niente da dire. Ciao YouTube. In realtà non è che non hai niente da dire, lo esprimi attraverso le immagini. Ma infatti, è molto più facile per me esprimere con il disegno piuttosto che con la parola, anche perché magari mi sentite, so parlare benissimo. Figuratevi poi, a scrivere. Non sembra che sia agita, timida, piuttosto che no. Poi noi non siamo capaci di mettere agitazione alle persone. Sto correndo dentro. Ci spostiamo dal ciuffo ribelle. Tu invece abbiamo già, te sappiamo già un sacco di cose, perché poi le scrivi in continuazione, mandi già, addirittura non so se molti voi lo sanno, si può seguire anche su Telegram, Instagram, ero fissato su Instagram. Instagram ce l'ho, ma lo uso veramente poco. E meno male, perché già con gli audio infiniti, mentre aspetta l'autobus, che fai con Telegram? Con 10 minuti solo di attesa del bus per dire podcast, niente. Praticamente. Sì, sì, più o meno. Più o meno. Tu invece come entri negli Araldi? Io entro negli Araldi perché praticamente nel 2016, sempre Angelo, perché ovviamente Angelo riunisce, raduna. Cosa fa Angelo? Cosa fai? Angelo nel 2016 mi scrisse, perché comunque eravamo già un po' in contatto. Tu siccome sei arrogante, diciamo prima appunto, con Angelo non hai risposto. Ovviamente, ho ignorato, visualizzato e non risposto. Apposta. Ovviamente. Ho detto, e dopo averlo fatto, in realtà poi ho detto no, vabbè, lo degno di una risposta. Dopo un po'. Dopo però. Un po'. Lasciamolo lì un po'. Perché ho fatto capire chi aveva il comando. E quindi. Magica arte di tirarsela. Ovvio. La sborone. E quindi io ho detto, cosa hai in mente? Ho detto, no, volevo fare un evento, però lui ce l'aveva in mente appunto per Lucca 2016. Io non dico purtroppo, perché comunque è stato un evento che ho fatto molto volentieri a Lucca 2016, che era come promoter per un altro gioco. È stato pagato, quindi non ne può parlare male. Ecco appunto. No, è stata comunque, scherziamo, È stata comunque una gran bella esperienza, anche perché era il mio primo anno a Lucca. E l'ultimo poi. No, fortunatamente no. Però mi ha scritto appunto per fare qualcosa insieme, organizzare un evento insieme. E così è successo. Esatto, che all'inizio non era neanche ancora Araldi, era semplicemente io e te facciamo qualcosa insieme. Poi si è evoluto in qualcosa di ancora più interessante, coinvolgendo appunto Vale. E sì, siamo partiti come Araldi alla fine l'anno scorso, organizzandoci un po' di più. Adesso stiamo cercando di strutturare sempre un po' meglio. Appunto con le questioni, ad esempio, l'avete visto, gli speed paint, il beer painting, nata per sbaglio l'anno scorso con un ragazzo che beveva e dipingeva, e quindi va bene così. Sì, no, è perfetto. Facciamo il marchio registrato. No, magari. Detto questo, concludiamo, vi chiedo, visto che siamo qui alla Fiera di Modena, un vostro parere riguardo alla fiera stessa, cioè com'è andata. Allora, dico molto la verità, io di solito vado in giro, guardo un sacco di scatole dei giochi perché mi piacciono le illustrazioni, quindi io guardo un sacco di scatole, guardo un sacco di packaging, di come sono magari organizzate le planche, mi appassiona tantissimo quello, dopo alla fine non provo mai niente, quindi in realtà mi sto divertendo tantissimo, mi dispiace sempre non dargli dei soldi, cioè, anche perché sono povera, date bene sia a me, casomai. Poi ci rivolgiamo a quello che il grano ce l'ha. Il tuo parere sulla fiera, Nicolas? Alla fiera, allora, come avevo già detto lo scorso anno, ancora più bella quest'anno. Sì, migliorata. No, migliorata, mi è piaciuta. E poi tra l'altro quest'anno ho acquistato qualcosa. Ha speso dei soldi oltre che riceverli. Perché stranamente sono riuscito ad ottenerne. Ovviamente pagato da giù. Certo. Ovvio. E no, perché io mi ricordo lo scorso anno.
E io ho detto, perché ho addocchiato delle statuette di Monster Hunter, magari ne prendo una. E poi il ragionamento qualche minuto dopo è stato, no, perché sono povero. E ho detto, e quindi non l'ho presa. Non l'ho presa neanche quest'anno comunque. Ho detto, però ho optato per qualcos'altro. Ho optato per un fumetto, Drizzt, non so se conosci. So che sei un appassionato di questo mezzelfo scuro. È fantastico, è veramente bello. Infatti ho avuto l'occasione di farmi fare anche pure un disegno con la dedica, molto bello. E poi ho preso, ho acquistato degli Stormcast per me, nel senso così, qualcosa di figo. E poi ho acquistato due regali. Scusa, sì, sciambola quest'anno, cioè, cosa è successo? Che tanto tutte le i signori GV migliaia di euro quello. Che tanto quando le persone riceveranno i rispettivi regali, ormai il video sarà già uscito, quindi lo sanno prima, non ci sono spoiler. E niente, ho preso un modello di Nargol per un amico e una tazza per la donna che mi aspetta a casa, quindi. Ok, quindi signori, mi raccomando, ormai per quest'anno avete fatto tardi, ma se non l'avete fatto, tornate, venite per la prima volta a Fiera di Modena l'anno prossimo. Noi probabilmente saremo qui, chi lo se sa. Se ci lasciano, se ci vogliono ancora, se non si sono accorti dei danni che facciamo in giro. No, danni grossi non glieli abbiamo fatti, grossi quindi no, grossi. Grossi no, al massimo d'immagine. Vedremo, insomma. Per ora vi salutiamo. Ciao! Siamo modellisti galattici, sempre qui con...